L'indecisione è uno stato di separazione. Sicuramente l'hai sperimentato. Quando cominci a essere indeciso rispetto a qualcosa, puoi proprio letteralmente sentire la tua energia, il tuo potere personale che si divide in due. Proprio come se una ghigliottina ti lasciasse con metà energia improvvisamente. E se da quella prima indecisione perduri, continui a essere indeciso, di indecisione in indecisione, continui a dividere, a dividere, a dividere finché non resta veramente poco, ti senti totalmente scarico e quindi hai sempre meno energia in realtà per decidere. Allora, uno dei fraintendimenti più comuni è che quando ci si sente indecisi si cerca di ragionare. Si cerca di ragionare rispetto a ciò che è meglio, a ciò che dovremmo decidere. Ma questo, anche se a volte può essere utile in alcuni casi, in generale ci porta a maggiore indecisione, perché quello è uno stato fondamentalmente energetico, di coerenza energetica che si divide, e quindi non puoi risolverlo con la mente, non puoi pensare che ci sia una decisione giusta e una decisione sbagliata. Soprattutto non puoi risolvere quell'indecisione con la mente. E in questo caso voglio proprio parlarti delle piccole decisioni, non delle grandi decisioni esistenziali, perché per essere capace di essere veramente deciso in quei casi, devi un po' allenarti con le piccole decisioni quotidiane. Questo è molto importante. Piccole decisioni. Cosa cucino per pranzo, cosa mi metto stamattina per andare al lavoro, fare la doccia, non fare la doccia, cosa ho voglia di mangiare, cosa ho voglia di guardare stasera in televisione. Piccole decisioni, no? Decisioni apparentemente banali di cui sono costellate le nostre giornate. Eppure anche lì sperimentiamo tante volte l'indecisione. Magari non ci facciamo caso, perché in fondo non diamo molta importanza a quelle decisioni, no? A parte magari voi ragazze, quando vi dovete vestire, cominciate a dare veramente molta importanza a quello che vi dovete mettere. Potete entrare in stati di grande indecisione. Però in generale sono decisioni verso le quali, anche se ci sentiamo indecisi, non gli diamo poi tutta questa importanza. Ecco, io invece ti consiglierei di cominciare a dargli importanza, perché quello è come il tuo allenamento quotidiano, è come il tuo campo d'allenamento al diventare una persona veramente decisa nella vita. Allora, quando in una decisione quotidiana percepisci quell'indecisione, invece di cercare di mentalmente capire cosa è meglio fare, scegli una delle due opzioni. Semplicemente scegli una delle due opzioni, senza preoccuparti se sia l'opzione giusta o l'opzione sbagliata, ma quello che devi fare nel momento in cui scegli una delle due opzioni è allinearti totalmente alla scelta che hai fatto. In altre parole, se stai uscendo di casa e sei indeciso se metterti calzini rossi o calzini bianchi, scegli calzini rossi, e nel momento in cui ti metti i calzini rossi allineati totalmente a quella decisione, a quella scelta. Non cominciare a pensare, ah, ma forse erano meglio i bianchi, e ti guardi allo specchio. No, allineati totalmente, come se quella fosse la scelta più giusta. Capisci cosa intendo? Perché in questo stato affronti la cosa da un punto di vista squisitamente energetico. Scegli di essere coerente energeticamente. Devi capire che non c'è una scelta giusta o sbagliata fuori di te. Perché se prendiamo 1000 persone, 500 sceglieranno i calzini rossi e 500 i calzini bianchi, ok? Ognuno ha il suo gusto, ognuno ha il suo punto di vista, quindi non c'è una giustezza o una sbagliatezza di quella scelta fuori di te, ma hai la possibilità di scegliere qualsiasi cosa e di allinearti coerentemente a quella scelta. Capisci la sottile differenza, no? Non è difficile da comprendere. Quello che è difficile a volte mettere in atto è il fatto che la mente si rifiuta di accettare questo, no? Comincia subito a dirti,
Ah, però hai calzini rossi, con questi pantaloni, però forse dovresti, allora mettiti i bianchi, e però ieri ti sei messo, e però dovresti ragionare su questo, e facciamo una bella lista di pro e contro, i calzini rossi e i calzini bianchi, no? Questo è l'atteggiamento logico, l'atteggiamento mentale. E vedi bene quanta energia viene spesa per rincorrere questo atteggiamento, che in fondo ti porta solo a maggiore indecisione, ti porta solo a maggiore divisione energetica. Quindi la regola fondamentale, semplice, netta, per avere coerenza energetica è allineati nelle piccole scelte quotidiane. Nel momento in cui ti senti indeciso, il più presto possibile, cercando di ragionare il meno possibile, scegli una delle due opzioni, o una delle tre, o una delle quattro, a seconda di quante che ne hai, ma scegli una cosa e allineati totalmente con quella piccola scelta. In fondo non è difficile perché è una piccola scelta, non ti sto parlando delle scelte esistenziali, non ti sto parlando del compro casa, non compro casa, mi sposo, non mi sposo, faccio un figlio, non faccio un figlio, ti sto parlando delle piccole scelte quotidiane, è su quelle che ti devi allenare e è più facile perché non hanno tutta questa presa energetica su di te, no? Però comunque ce l'hanno e percepirai quella tendenza a comunque ragionare, a comunque, sì, magari allora seguo questo consiglio, scelgo quella cosa, ma subito entro nella resistenza, nel dover risolvere mentalmente quella scelta. Invece esercitati a scegliere qualsiasi cosa e allinearti subito a quella cosa, come se quella fosse la scelta giusta, come se quella fosse l'unica scelta utile per te. Perché a volte quello che ci raccontiamo, quello che ci tendiamo di convincere nella nostra mente è che c'è una scelta più giusta e cerchiamo di capire qual è. Ma questo, indipendentemente dal fatto che rispetto a un punto di vista o a un altro punto di vista ci sia una scelta più o meno utile a noi, ci porta comunque in maggiore illusione, ci porta comunque in una perdita di coerenza dell'energia. Perché siamo noi a decidere qual è la scelta più giusta. Quando pensi che fuori di te ci sia una scelta giusta e che tu devi in un certo senso adattarti ad essa, stai dando via il tuo potere personale a qualcosa che è totalmente fuori controllo perché non sai realmente bene che cos'è. Quindi la soluzione è capire che sei tu che scegli e che decidi qual è la scelta più giusta, anche se la tua mente si ribella, anche se le tue emozioni ti portano in confusione. Ti portano in confusione perché sei abituato a stare in un certo stato di indecisione e a logorarti mentalmente per trovare una logica rispetto a quello che scegliere nelle tue piccole scelte quotidiane. Invece prova a fare così, prova a scegliere qualsiasi cosa nel momento in cui ti senti indeciso, una cosa qualsiasi, e allinearti totalmente ad essa e senti come ti senti. Sicuramente sentirai un po' di resistenza, ma sentirai anche la coerenza. E più stai in questo gioco, e più stai, se vuoi, in questa iniziale finzione di allinearti a quella scelta che magari parte della tua mente ancora considera sbagliata, più stai in questo gioco, più senti aumentare la tua coerenza. E così, di scelta in scelta, quotidianamente, aumenti la tua coerenza e aumenti, guarda caso, la tua capacità di scegliere intuitivamente, la tua capacità di allinearti alle tue scelte. Così in questo training quotidiano, fatto di piccole scelte, in cui ti allinei continuamente a ciò che scegli, poi raggiungi una coerenza energetica che ti porta, quando vai a fare quelle grandi scelte esistenziali, non più ad affrontarle con la mente, non più ad affrontarle con le liste dei pro e contro, ma ad affrontarle da quella coerenza energetica, da quel potere personale che hai acquisito grazie a questo piccolo training continuo e quotidiano, a questo gioco quotidiano, se vuoi, delle scelte, e che ti porta, quando affronti quelle grandi scelte esistenziali, ad affrontarle da un punto di vista totalmente diverso e molto più intuitivo. E questo è qualcosa di cui puoi fare esperienza diretta. Ecco, un altro elemento che ci porta a dividerci moltissimo nella quotidianità, forse un po' di più le ragazze, le donne, ma in fondo anche i maschi, è il guardarsi allo specchio. Ti guardi allo specchio, quello che vedi non ti piace, quello che vedi ti sembra storto, ti sembra sbagliato, ti sembra da correggere, allora cerchi di correggerlo. Però magari durante tutta la giornata questo cercare di correggerlo
non ti porta vera soddisfazione, allora ti guardi negli specchietti delle auto, ti guardi nelle vetrine, ti guardi con la coda dell'occhio, magari ti guardi e non ti guardi, ma hai questa sensazione di non piacerti, hai questa sensazione di quasi di essere estraneo a te stesso, no? Di non essere quello che vorresti. Ecco, anche in questo caso la soluzione è una scelta coerente, scegli di non guardarti allo specchio. Quando la mattina ti guardi allo specchio e non ti piaci, invece di passare l'intera giornata a guardarti con la coda dell'occhio nelle vetrine o con addirittura l'occhio della mente a cercare di correggere questa immagine di te, scegli di non guardarti. Scegli di indossare una veste che ti piace senza dover avere la riprova, senza doverti guardare in uno specchio per avere la prova che quello che vedi ti piace. Scegli di non guardarti allo specchio e scegli di sperimentare quale coerenza energetica scaturisce da quel non guardarti allo specchio. Quale energia, quale magnetismo. Incontri persone per strada che dal loro aspetto fisico, da come sono vestite, da come sono pettinate, diresti che sono magari trasandate, diresti magari che sono che non si sono prese cura di sé, eppure emanano un magnetismo pazzesco, eppure hai voglia di stare con loro, eppure hai voglia di toccarle, eppure hai voglia di stare in quell'energia, perché evidentemente hanno una coerenza, perché evidentemente hanno fatto questa scelta. Ho incontrato maestri spirituali che avevano un aspetto assolutamente trasandato e che magari avresti pensato hanno bisogno di uno stylist, però emanavano un magnetismo tale che questo passava totalmente in secondo piano, perché emanavano una coerenza energetica con se stessi, erano totalmente allineati con l'immagine di sé ed erano totalmente distaccati da quello che poteva riflettersi in uno specchio, e quindi in fondo quello che tu vedevi, anche se di primo impatto vedevi quella cosa che rispetto ai canoni armonici fisici non ti tornava tanto, però immediatamente dopo vedevi quell'incredibile magnetismo, quell'incredibile coerenza, e questo spazzava via tutte le tue definizioni. Quindi questo è un esercizio un po' più difficile, soprattutto per le ragazze, ma anche per i ragazzi vanitosi, però è da sperimentare rispetto all'indecisione. Sperimenta e prova a non guardarti allo specchio nel momento in cui non ti senti a posto. Ti guardi, non ti senti a posto, scegli per quella giornata di non guardarti più allo specchio. E se ti scopri a guardarti con la coda dell'occhio in una vetrina, riportati in allineamento e scegli di non farlo. Scegli di non dare via quel potere personale a un'immagine di te riflessa su una superficie che è fuori di te. Perché l'immagine di te sei tu, sei dentro di te, sei ciò che scegli di emanare. Sei quella coerenza che scegli di creare dentro di te. Le scelte quotidiane sono realmente un straordinario campo di allenamento per avere coerenza energetica. E più piccole, più apparentemente banali sono quelle scelte quotidiane, più è facile scegliere qualsiasi cosa e giocare al gioco dell'allineamento, giocare al gioco di allinearsi totalmente a quella cosa che hai scelto. E questo ti dà istantaneamente potere, ti dà istantaneamente nutrimento. È una sensazione che cominci a sentire dopo pochissimo, veramente. E ci prendi gusto, e prendi gusto a fare questo gioco, e cresce il tuo potere personale. Quindi è un tipo di sperimentazione, è un tipo di esperienza che ti dà immediatamente la riprova di quanto sia funzionale, di quanto sia divertente, utile e giusto fare questo tipo di esperimenti.